fermandoci a mangiare, gli agriturismi, fantastico. E quindi Vabbè, una bella esperienza comunque, cioè, hai no, esperienza. riscoperto. Ho riscoperto un pezzo di Sicilia che non conoscevo, perché poi con le gite scolastiche giù ti portano Ti fanno sempre. vedere l'orto botanico. Io mi ricordo che mi hanno portato a vedere l'orto botanico, che poi lo sai come quando sei alle medie, cioè tutto guardi tranne che magari tipo il fiore. Questo è un eucalyptus, medius. Ah, bello. Oppure i mosaici di Piazza I Armerina. mosaici, vabbè, morre. Telefono. Cos'è? Il telefono mio. Rispondi per Paolo. Sì, pronto? Pronto? Mi ha sbagliato il numero, mi scusi. No, 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 ho risposto io, sono l'assistente personale. Piacere. Può passarmi Salvatore, grazie, cortesemente. Chi parla? Sono Pierpaolo. Grazie. Pierpaolo. Pronto? Salvatore, chi cavolo è? Chi hai portato in studio? Porca miseria, ho detto 1.000 volte, non deve venire nessuno lì, quello è uno studio televisivo, hai capito o no? Insomma, è un'amica, l'ho portata, magari faceva T'ho detto piacere. 1.000 volte, niente amiche, soltanto ospiti importanti, hai capito o no? Ed è pure importante l'amica mia, cioè non Chi è? è Chi è? Chi? che. Maria Grazia Cucinotta. Maria Grazia Cucinotta. Vabbè, è così lui, è Problemi? molto. No, vabbè, ma lui fa sempre così, Maria Grazia Cucinotta, siamo Stati Uniti! Ah, che Ciao! piacere! Come va? Tutto Tutto bene? bene, Ti ha offerto grazie. qualche cosa? Ti ha dato del Sì, bene? sto Allora, un guardando. attimo solo, ci siamo quasi. Allora, tutto in divenire, tutto in diretta, attenzione, siamo Stati Uniti oggi, ospite importantissimo, Maria Grazia Pierpaolo, Cucinotta. blocca tutto, Ciao. ciao Salvo, blocca tutto perché ho trovato l'ospite. Riccardo, ce l'abbiamo già l'ospite, fatemi capire. L'ospite su di sopra, incredibile, Riccardo, ce l'abbiamo. Cioè, raccogliere il Ce cappotto l'abbiamo già della fortuna. l'ospite, Ciao, Riccardo. Pasquale Falcone sopra e dobbiamo parlare film. Io non ci casco, ciao Maria Eccolo. Grazia. Siamo già qua, Riccardo, siamo in diretta, ci stanno seguendo tutti. Guarda, guarda, siamo già accesi. Vai, vai, vai a chiamare Pasquale Falcone, vai, sbrigati! Il regista del film. Sigla! E nuovamente in diretta Ciao insieme Pasquale Falcone e Maria Grazia Cucinotta qui insieme a Riccardo e a Pierpaolo a Siamo Stati Uniti, anche con Salvatore in diretta da New York, come tutti i pomeriggi, con voi per parlare di Io non ci casco. Certo, che però tu potevi dirmelo, no? Che c'era Maria Grazia già. Io noi siamo qua a New York, noi non sappiamo niente. No, più che fatto una fiatone, gozza. ragazzi, ci sta la tachicardia, mi sta venendo un Ed infarto. eccoci Cioè, qui, questi sono scherzi, i che sono? contatti, ragazzi, neanche a dirlo. Oggi si parla di Non ci casco, in queste prime due parti c'è la possibilità di interloquire con Maria Grazia Cucinotta, con Pasquale Falcone, che sono rispettivamente interprete e produttrice del film e sceneggiatore e regista del film Io non ci casco, da venerdì nelle sale, quindi è già uscito, venerdì scorso. Abbiamo dato i numeri, abbiamo già Sì, dato, no, cioè, abbiamo oltre a darli normalmente, generalmente nella nostra vita. 349-1409-616, questo è il numero di SMS per interloquire appunto con i nostri ospiti e con noi anche. In modo rapido e diretto, invece se volete mandare una mail e quindi essere più verbosi, siamo Stati Uniti, @comingsoon.it. Subito. Partiamo subito in re, come dicono quelli che sanno latino, non io chiaramente me l'hanno detto prima di scendere, e guardiamo il trailer, Io non ci subito il casco. trailer di Io non ci casco. Spegnete i cellulari. Deve essere pure un messaggio degli spiriti, no? Il renegato sono. Venerdì sera vieni alla cena, eh? No, mi dispiace, abbiamo già dato. Puoi venire un attimo, devo parlare. Sbaglio? O sento un alito di vento? Ma che è successo? Niente! Pazzo, niente! Sì. Ma siamo a un metro. Mi raccomando per la festa. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Un equinozio tra una strozzata e una cazzata. Una caponata. Dente. Certo, vederti così immobile mi dà un senso di paura. Sai cosa c'hai, vero? Ricordi quando mi dicesti che avevi perso tuo padre perché si era separato? Quasi per giustificarmi ti ho detto, sono cose che succedono. Tu ti sei voltato e mi hai detto, agli altri. Tra qualche giorno Marco compie 18 anni, avrebbe dovuto avere una bella festa. Io ho parlato con i proprietari della discoteca, tutto a posto. E cosa sta succedendo? La festa di fine anno si farà al Gola e l'ospite sarà Claudio Coccoluto. Magari, non lo so,
Vuoi venire tu qua da me? Lei è il proprietario, non è che dopo ci farebbe un piccolo sconto? Sì, piccolo a me, non me l'ha mai riconosciuto. Sono incinta e voglio abortire. Che problema c'è? Il problema è che la vita ti dà delle opportunità, poi non puoi più tornare indietro. Sognano. Dal 5 dicembre al cinema, appunto, da venerdì scorso, Io non ci casco, sempre qui, nuovamente in diretta con Maria Grazia Cucinotta, con Pasquale Falcone. In diretta da New York. A parte venire a trovare Salvatore, non penso sia quello il motivo per cui siamo da New York. A parte no? Per venire a trovare voi, perché comunque vi seguo, sono vostra fan. No. E poi comunque New York, ragazzi. New York è fantastico. C'è lo shopping di Natale. Invece voglio aprire una pizzeria, quindi... Ma dai, hai bisogno di agganci? Sì, guarda, cioè... ti presentiamo il padrone del nostro ristorante? Qualche locale in vendita, quindi... Lascia stare, perché il signor Tony lascialo stare. Perché se non lui sono in vendita, se tu individui il ristorante, lui li libera. Libera i posti. Fa un paio di proposte che non si possono rifiutare e magicamente si liberano i locali. Parliamo invece della trama del film... Di che parla? Io non ci casco. Chi vuole parlarne? Tu? Vabbè. Beh, il film praticamente racconta di un ragazzo che a causa di un incidente stradale subisce un coma e quindi abbiamo raccontato che cosa succede intorno a questo letto d'ospedale, praticamente la reazione dei ragazzi a questo episodio. Quando entri in questa stanza sul consiglio del medico per parlare con il ragazzo, per fargli ascoltare la sua musica, appunto per raccontargli episodi vissuti, succede una cosa strana, che i ragazzi entrando in questa stanza, perdendo un po' la contaminazione di quello che è il mondo esterno, si ritrovano solo con se stessi e quindi con la loro ansia, la loro paura, le aspettative, e iniziano a parlare, quindi si riscoprono nel proprio animo. È un film, diciamo, drammatico, ma guarda...